Oggi, a passato e presente, parliamo del Piave, il fiume lungo il cui corso l'Italia intera resistette dal novembre 1917, dopo la rotta rovinosa di Caporetto, fino al giugno del 1918, quando da lì, dal Piave, sarebbe partita la battaglia del Sostizio, la controffensiva che ci avrebbe portato alla vittoria di Vittorio Veneto. Importante il Piave anche per la canzone, la leggenda del Piave, scritta da E. A. Mario, nome d'arte di Ermete Giovanni Gaeta, che divenne per un certo periodo l'inno di tutti gli italiani. Era un presagio dolce lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero. Del Piave e di quanto quel fiume mormorava alla fine del 1917 e quasi l'intero 1918 parliamo oggi col professor Marco Mondini e con i nostri tre giovani storici, Bernardo Cianfrocca, buongiorno. Pietro Sorace, buongiorno. Alessia Masini. Professore, ma perché questo ruolo del Piave? In fondo attestarci sul Piave dopo la rotta, il disastro di Caporetto era il minimo, perché il resto era uno sfondamento senza fine. Come mai il Piave prende questa cosa come se fosse stata fatta qualcosa di eccezionale sul Piave? Parlo della, non della rimonta successiva, ma dell'assestamento sul Piave. Ma è perché il Piave ha un duplice valore. Cioè un valore ovvio, tecnico, militare, fisico. È il primo ostacolo di un certo rilievo che si può opporre a quello che sembra lo sfondamento inarrestabile degli austriaci alla fine del 1917, il Piave, e non bisogna mai dimenticarlo, in grappa. Ma poi c'è la costruzione simbolica. Il Piave è il fiume che ha lottato per la patria, come poi dirà la canzone di Mario. È di fatto questa specie di metafora di un nuovo tipo di guerra o di una guerra che viene sentita in maniera differente. È proprio differente il momento... di che genere? Qual è la differenza? Cambia la natura della guerra tipo? Percepita. Gli italiani cominciano a pensare che si tratti di un conflitto differente. Non è più la guerra fatta in nome della politica per annettere le province irredente, che sì, a una minoranza potevano anche dire qualcosa, ma non a tutti. No, questa è la guerra per difendere le nostre case. E il Piave è quel baluardo difensivo che ci permette di dire non oltre, perché passato quello l'Italia si disfa. Ecco, c'era secondo lei un'ipotesi che dopo aver sfondato il nostro esercito nell'ottobre del 17 provassero ad andare oltre il Piave? Ah sì, le ipotesi ci sono. Nelle stanze dello Stato Maggiore e soprattutto nelle stanze del governo a Roma, l'ipotesi di ritirarsi oltre il Piave. Noi lo temessimo sì, ma gli austriaci ci pensarono? Sì, in realtà sì, nel senso che visto che tutta la grande avanzata austriaca era stata il frutto, diciamolo pure, di una fortunata e geniale improvvisazione, loro non pensavano nemmeno di arrivare al tagliamento, a un certo punto hanno detto, se passiamo oltre il Piave effettivamente alcuni obiettivi strategici e definitivi sono a portata di mano, uno per tutti è Venezia. E quindi la possibilità di occupare tutto il Veneto. Ma non si sarebbero trovati tagliati fuori, sguarniti alle loro spalle? Andare oltre il Piave significava avventurarsi in una maniera poco cauta. Sì, ma pensavano giustamente quello che temevano anche gli italiani, che a quel punto il collasso dell'esercito italiano sarebbe stato irreversibile. E quindi il paese sarebbe crollato. Ma vediamo allora il primo capitolo, che parte proprio da quello che ci diceva adesso il professor Mondini, quella che fu soprannominata la battaglia d'arresto, gli austriaci che si fermano sul Piave, fino a quella che si chiamerà la battaglia del Sostizio, cioè l'inizio della nostra ripresa. Thank you.
9 novembre 1917. L'ordine di ritirata generale dal Tagliamento al Piave, diramato da Cadorna dopo lo sfondamento nemico a Caporetto, è completato. Ora gli italiani hanno davanti il Piave e gli austriaci che continuano ad attaccare. Inizia così la battaglia d'arresto. Il nuovo capo di Stato Maggiore Diaz, per consolidare le nuove posizioni tra il fiume e il Monte Grappa, schiera 7 divisioni della Quarta Armata e 8 della Terza. Al loro fianco, per la prima volta, 80.000 diciottenni appartenenti all'ultima classe richiamata alle armi, quella del 1899. Intanto, alle spalle del fronte italiano, affluiscono i rinforzi alleati. Il loro compito è intervenire per contenere un nuovo sfondamento nemico. Ma l'esercito di Diaz resiste. 29 novembre. La spinta offensiva austro-tedesca si è esaurita. 21 dicembre. L'avanzata è definitivamente bloccata. L'ultima speranza per la duplice monarchia è una nuova offensiva e stavolta non può fallire. 15 giugno 1918. Ha inizio l'operazione Radetzky. Per gli italiani, la battaglia del solstizio. Con l'operazione Radetzky, il gruppo d'eserciti del Tirolo intendeva sfondare in direzione di Bassano e raggiungere la pianura vicentina. Contemporaneamente, con l'operazione Albrecht, il gruppo di armate di Borovic intendeva forzare il Piave e avanzare in direzione di Castelfranco e di Treviso. Ma stavolta il comando italiano è preparato. Il servizio informazioni ha scoperto giorno, ora e modalità dell'attacco. Tutti i comandi, batterie, eccetera, erano al corrente di questa offensiva che voleva scatenare il nemico. E perciò noi eravamo lì a aspettare. Quando i cannoni austro-ungarici aprono il fuoco lungo il Piave, l'artiglieria italiana è pronta al contrattacco e investe la fanteria avversaria. Ma gli austriaci non riuscirono ad andare oltre. Chiusi in una fascia troppo stretta, col fiume alle spalle, sotto il tiro micidiale delle nostre artiglierie, erano anche in gravi difficoltà logistiche perché non potevano ricevere adeguati rifornimenti. Infatti il fiume in quei giorni si era anche ingrossato e distruggeva le passerelle. 21 giugno. I comandi austro-ungarici sono costretti a ripiegare. Ma la ritirata è camuffata da movimenti di reparti che continuano a fare fuoco fino al 24, quando i combattimenti si concludono lungo tutti i settori del Piave. La battaglia del solstizio è vinta. Per l'Austria-Ungheria è l'inizio della fine. Alessia Masini, noi siamo entrati nella prima guerra mondiale, noi dico l'Italia, con un'offensione, insomma, con un'intenzione offensiva. Noi siamo entrati lì per andare a recuperare le terre che ci aspettavano. E adesso ci troviamo sul Piave a fare una guerra l'opposto, difensiva. Sì, perché dopo Caporetto, diciamo, l'esercito austriaco sfonda completamente la frontiera italiana e arriva anche a inoltrarsi su 10.000 km quadrati del territorio, quindi comunque tutte le terre irredente che erano state faticosamente conquistate vengono poi rioccupate di nuovo dall'esercito austriaco, e da lì in poi però, nonostante la confusione iniziale dopo Caporetto, comunque i reparti ritornano al loro posto, la popolazione italiana comincia a rendersi conto appunto di quello che dicevamo prima, della differenza della natura del conflitto, e paradossalmente questo dà appunto l'opportunità di partecipare, di essere maggiormente coinvolti. La guerra adesso è difensiva. Ha ragione, e la figura centrale, l'uomo adatto per interpretare questo nuovo tipo di guerra è il generale Diaz, che non ha tutte le le ubie che aveva il suo predecessore Cadorna. Che tipo era Bernardo Cianfrocca Diaz? Diaz, rispetto a Cadorna, ebbe soprattutto il merito di saper interpretare le esigenze ma anche il bisogno di motivazioni dei soldati, che in gran parte erano una folla di operai e di contadini distanti dalle elite politiche e dalle loro motivazioni. Lui invece, grazie all'istituzione dell'ufficio P, dell'ufficio propaganda, seppe dare anche un grande conferimento ideologico nuovo a questa guerra, appunto una guerra di difesa dei propri territori e delle proprie case. Professore, conta il fatto che fosse napoletano?
ma Diaz. Conta soprattutto il fatto che fosse più giovane di Cadorna. La vera differenza tra Cadorna e Diaz è una differenza generazionale. Venivano da famiglie che in fondo non erano molto molto dissimili, anche Diaz veniva da una famiglia di tradizioni militari. Certo, non apparteneva alla vecchia aristocrazia militare sabauda, a cui avrebbe voluto appartenere Cadorna. Cadorna, ricordiamolo, era il generale figlio di quello che aveva fatto la breccia di Porta Pia, pieno, imbevuto di valori risorgimentali, e si sentiva in dovere di continuare una dinastia di generali che lasciavano il nome impresso nella storia patria. Diaz forse aveva meno di queste... Diaz era libero da questi fantasmi, sì, del passato. Sembra più umano Diaz, si occupa di più di che destino aspetta a quei disgraziati fuori dalle trincee ormai, perché stanno sul Piave, ma insomma sembra avere più a cuore la gente, mentre invece l'altro sembrava più freddo. Più... Sì, ma in larga parte lo stesso Diaz scriverà che questo è un frutto della sua esperienza di prima linea. Diaz combatte durante la guerra di Libia, viene anche ferito durante la guerra di Libia, e lì impara a conoscere le esigenze e i problemi degli uomini sul teatro di combattimento, un'esperienza che Cadorna non avrà mai. E da lì lui trae la convinzione che bisogna curare l'elemento umano, come lo chiama, perché l'elemento umano è al centro dell'efficienza dei reparti. E comunque, curando l'elemento umano, cosa succede? Che da ottobre a dicembre l'esercito italiano si ricompatta, e all'inizio del 1918, nei primi mesi, questo esercito comincia a darsi anche una certa sostanza, non so come definirla, emotiva. Contribuisce a questo, adesso lo vediamo in un filmato, Gabriele D'Annunzio, che è un grande protagonista, il poeta molto attivo durante la Prima Guerra Mondiale, che nel febbraio, l'11 febbraio per l'esattezza del 1918, partecipa a un'incursione militare contro le navi austriache, proprio per risollevare lo spirito, l'umore delle truppe italiane sul Piave. Febbraio 1918. Mentre l'impero austro-ungarico prepara quella che spera sia l'offensiva finale contro l'Italia, Gabriele D'Annunzio, il capitano di fregata Costanzo Ciano ed altri tre ufficiali di marina salpano dal canale della Giudecca a Venezia a bordo di tre MAS, motoscafi armati siluranti. La sigla MAS, però, per il Bate, ha il significato di un monito: Memento audere semper. Ricordati di osare sempre. Obiettivo dell'impresa: penetrare nella baia di Bucari, davanti alla città di Fiume, sulla costa istriana, e colpire le navi austriache, che, secondo il servizio informazioni, sono ormeggiate nella rada. D'Annunzio vuole suscitare l'entusiasmo delle truppe italiane e dare il suo contributo alla prossima battaglia del Piave. Dopo 12 ore di navigazione, i MAS, giunti nei pressi dell'isola di Cherso, penetrano fino alla baia di Bucari e lanciano 6 siluri contro le navi imperiali. Solo uno colpisce un bersaglio, un piroscafo. Ma la beffa non finisce qui. D'Annunzio fa recapitare un messaggio su volantini sigillati in bottiglie di vetro al comando della marina austro-ungarica. In onta la cautissima flotta austriaca, occupata a covare senza fine dentro i porti sicuri la gloriuzza di Lissa. Sono venuti col ferro e col fuoco a scuotere la prudenza nel suo più comodo rifugio i marinai d'Italia, che si ridono d'ogni sorta di reti e di sbarre, pronti sempre a usare l'inosabile. E un buon compagno ben noto, il nemico capitale fra tutti i nemici, il nemicissimo, quello di Pola e di Cattaro, è venuto con loro a beffarsi della taglia. Questa dell'11 febbraio 1918 è passata nei libri di storia come la beffa di Bucari. Nei libri di storia anche i giornali in quel momento la vantano. Ha un valore? Riesce a risollevare le truppe? Oppure una delle solite cose di D'Annunzio, che dopo quello che era successo a Caporetto
passa, non dico inosservata, ma meno osservata. Ma la beffa di Bucari va considerata all'interno di una serie di gesti propagandistici, sì, che vengono pubblicizzati molto bene però, sia tra le famiglie a casa, per mobilitare il consenso civile, sia tra le truppe. C'è la beffa di Bucari e c'è il volo su Vienna dell'agosto successivo, in cui gli aeroplani arrivano fino sulla capitale nemica e gettano queste centinaia di migliaia di volantini in un gesto che è totalmente simbolico, ma proprio perché è totalmente simbolico ha un eco mondiale. La beffa di Bucari, come il volo su Vienna, sono delle gesta fondamentali nella nuova concezione della propaganda interna, che anche questa è un merito della nuova gestione di Diaz. Le studi allo Stato Maggiore o sono trovate di D'Annunzio che poi lo Stato Maggiore accoglie? Sono quelle che oggi, con un termine tecnico, chiameremo una fortunata collaborazione civili-militari. Ecco, nel oltre senso ad Annunzio, chi c'è? Innanzitutto Ugo Ietti, sì, l'incontenibile, brillantissimo gestore civile, giornalista e gestore civile della sera, diciamolo. Sì, ovviamente, dell'ufficio propaganda. Perché senza Ugo Ietti in realtà gran parte di questi gesti non troverebbero l'eco giusto. Questo invece nascondiamolo, il fatto che un giornalista del Corriere della Sera fosse un dipendente dell'ufficio propaganda non depone a favore della professione giornalistica. Quindi questo però depone a favore dell'intelligenza dei militari, che sfruttano abilmente queste competenze. Però, diciamo, oggi, passato un secolo, ha assodato che un giornalista mai e poi mai deve fare, neanche in casi estremi, deve far parte retribuita dell'ufficio propaganda. D'altra parte quella era una guerra totale e mobilitava ogni tipo di energia del paese. E allora su questo possiamo salvare Ugo Ietti e la sua storia. Ma i miei antenati al Corriere della Sera avevano cominciato prima. Certamente, il Corriere della Sera è anche uno dei pilastri della campagna interventistica, ma non dobbiamo mai dimenticare che senza il Corriere della Sera Gabriele D'Annunzio non avrebbe mai trovato eco. Per carità, ma lei rigira questo coltello. Entriamo nel secondo capitolo della nostra storia e raccontiamo l'ultima battaglia, quella di Vittorio Veneto, e come si arriva a quell'ultima battaglia. Ottobre 1918. Il piano d'attacco italiano contro l'Austria è pronto. Sarà sferrato attraverso il Piave in direzione di Vittorio Veneto. L'ora X è fissata per le 3 del 24 ottobre. Diaz dispone di forze inferiori rispetto all'avversario, 51 divisioni contro 63, ma gli italiani e gli alleati dispongono di pezzi di artiglieria, aerei e riserve superiori. 24 ottobre. Comincia l'offensiva della Quarta Armata Italiana. Il momento però è sbagliato. La piena autunnale del fiume è al suo massimo. Ma non si può più attendere. Le perdite sono enormi e i guadagni territoriali assai limitati. 26 ottobre. Il livello del Piave inizia a diminuire, ma ad ogni azione italiana corrisponde un contrattacco austriaco. All'alba del 27 ottobre, però, le truppe avversarie vengono investite dal tiro dell'artiglieria italiana e sono costrette al ritiro. 28 ottobre. Finalmente i ponti gettati sul Piave dai soldati del genio italiano permettono alle truppe della 8ª armata del generale Caviglia di passare sulla sponda sinistra del fiume e di entrare in battaglia. Le unità italiane marciano rapidamente su tutto il fronte. L'esercito austriaco è sopraffatto dagli attacchi e dalla disgregazione interna. L'impero è in ginocchio. 31 ottobre. Inizia il ripiegamento delle truppe imperiali sul Grappa. Sulle Alpi resistono ancora. 1 novembre. L'esercito italiano comincia l'inseguimento del nemico lungo la valle del Piave verso Longarone. Il giorno dopo, le armate italiane del Trentino passano all'attacco e gli austriaci in rotta si ritirano verso la Valpusteria. 3 novembre. L'esercito di Diaz entra a Trento e a Trieste.
Lo stesso giorno, a Villa Giusti, presso Padova, viene firmato l'armistizio che pone fine alle ostilità. La guerra è finita. Sono le 15 del 4 novembre 1918. Alessia Masini, a lei un compito delicato, che poi sarà il tema di cui parleremo con il professore. Cosa capitò in quel 1918? Si accartocciò l'impero austro-ungarico su se stesso e crollò, o ci fu una battaglia vittoriosa di Vittorio Veneto, degli italiani, e fummo noi a metterli in ginocchio? Ma furono una serie di concause, perché in realtà il 1918 e il Piave segnano la fine della guerra per l'Italia, ma allo stesso tempo anche la fine dell'impero austro-ungarico. In questo momento emergono i nazionalismi che logorano dall'interno l'impero, certo, austriaco, e quindi slavi dei popoli croati oppure cechi e slovacchi rivendicano l'indipendenza. La Bulgaria esce dal conflitto, blocca i rifornimenti poi dell'impero ottomano e quindi esce dal conflitto. Io a Alessia Masini concedo tutto, e quindi di dire che furono delle concause, che è ovvio che furono delle concause, e ha ragione. Ma con lei sarò spietato, perché lei è stato cattivo col Corriere della Sera, e quindi a lei mi permette di fare una domanda in cui bisogna scegliere la risposta principale, tenendo conto che tutto ha contribuito. Fu l'impero austro-ungarico che crollò su se stesso nel 18, o fu l'Italia che lo mise con le spalle al muro e lo sconfisse? No, sfatiamo il mito. La battaglia di Vittorio Veneto è una vittoria dell'esercito italiano. Quella è esiste. Una vittoria dell'esercito italiano per un semplice motivo. Dice bene, professore, sfatiamo un mito, perché poi nell'eccesso di dir male della nostra storia militare è passata come se fosse una invenzione, che a quel punto la guerra era finita, entrarono le truppe a Vittorio Veneto e non è come se non fosse mai esistita quella battaglia. Invece ha ragione il professor Mondini, quel mito va sfatato. Il primo a dire che Vittorio Veneto non è una battaglia è Prezzolini, e lo dice in diretta, però a torto lì. È ironico, è brillante, ma a torto, per un semplice motivo: che l'esercito austro-ungarico va diviso in due grandi gruppi, i Frontkämpfer, i combattenti di prima linea, sì, i reparti che sono in linea sul Piave e sul Grappa, e i rincalzi delle retrovie. I combattenti di prima linea si fanno massacrare sul Grappa e sul Piave e costano migliaia e migliaia di morti sia agli italiani che attaccano il 24 ottobre sul massiccio del Grappa, sia agli italiani e agli inglesi che cercano di passare il Piave. Non è una battaglia farsesca, è una battaglia vera e propria. Poi, qualche giorno dopo, quando i reparti di prima linea austro-ungarici si sono fatti dissanguare, e lì non c'entrano etnie, non c'entrano fedeltà di nuove nazioni, perché il 29esimo reggimento Mazzaro sul Grappa si fa annientare piuttosto che cedere il passo agli italiani, i boemi sul Piave si fanno massacrare fino all'ultimo uomo contro i loro compatrioti. Ecco, qualche giorno dopo, quando si chiede ai reparti di seconda linea di entrare in combattimento, sì, ai rincalzi, i rincalzi dicono no grazie, girano le spalle e se ne vanno. E lì si sfascia l'impero. Ma la mia convinzione è che Prezzolini e molti altri come, sì, Prezzolini siano stati sorpresi dalla velocità della battaglia. Insomma, diciamoci la verità, è 4 anni che questi intellettuali si sono fatti le ossa su battaglie di logoramento che durano settimane, a volte mesi. Le famose battaglie dell'Isonzo. Sì, decine di migliaia di morti. Com'è possibile che in 3 giorni l'esercito italiano abbia sfondato le linee avversarie? Com'è possibile che adesso mandiamo la cavalleria a galoppare verso Vittorio Veneto? Evidentemente c'è qualcosa che non va. Non è così che si combatte una battaglia di questa guerra. Però hanno torto, perché Vittorio Veneto è una delle non pochissime battaglie in cui si recupera il concetto di manovra durante la Grande Guerra. Ce l'abbiamo avuta anche noi. Pietro Sorace. Sì, sono d'accordissimo con questa prospettiva. Cioè, quella è la vittoria dell'Italia. In questo si misura la gloria che poi ha avuto la figura del Piave. Cioè, leggendo il libro di Fortunato Minniti, il Piave, si vede proprio questo. Cioè, il Piave in quel momento era proprio la divisione tra la gloria e il collasso in quel momento. Essere invasi dagli austriaci oppure vincere. Sì, è sicuramente vero. Intanto proprio per la duplice natura che abbiamo già menzionato del Piave, cioè ostacolo tecnico, ostacolo fisico e valore simbolico, ma anche perché effettivamente dietro al Piave nasce un nuovo tipo di esercito italiano. L'esercito italiano che poi combatte a Vittorio Veneto nell'autunno del 18, e questo scusa
non solo Prezzolini, ma tanti militari che non credevano che la battaglia sarebbe stata così veloce, è un esercito straordinariamente più efficiente di quello dell'anno prima. Forse meno numeroso, ma molto meglio armato, molto meglio addestrato, molto più motivato. E questo spiega in larga parte il fatto che Vittorio Veneto è talmente fulmineo da sorprendere tantissimi veterani e generali. Il primo a non credere a una vittoria fulminea era Diaz, vero, il mese precedente. Il potere politico si spazientì a un certo punto nei confronti di Diaz? Bisogna dire che effettivamente Orlando chiese a Diaz più volte durante il mese di settembre di organizzare una grande offensiva potenzialmente risolutiva, e Diaz continuò a dire di no. Ma disse di no? Perché non ci credeva, pensava... Perché Diaz condivideva quello che pensavano praticamente tutti i generali, non solo quelli italiani, anche quelli alleati, che la guerra sarebbe stata decisa nella primavera del 19. Era una convinzione talmente diffusa che anche tra i memorialisti, tra i veterani della prima linea, e persino tra coloro che assistono ai primi assalti sul Grappa il 24 ottobre del 18, sì, tra cui un commentatore molto intelligente come lo stesso Ugo Ietti, c'è la convinzione che in realtà... Da lei sempre al Corriere della Sera arriva. Sì. C'è la convinzione che in realtà si sia solo alle prime battute di un'offensiva che non sarà risolutiva. Ma scusi, perché avevano studiato gli astri? Perché doveva capitare nella primavera del 19 e non nell'autunno del 18, visto che l'autunno era stato il periodo in cui era venuta l'offensiva di Caporetto? Non è che non si combatte in autunno, anzi... Ci sono due motivazioni. La prima è la convinzione che gli imperi centrali non siano in fin dei conti ridotti così male come noi sappiamo che erano ridotti, ma loro no. Il servizio informazione degli eserciti alleati italiano era molto, molto più sviluppato di quello che era stato l'anno prima, ma ancora non riusciva a penetrare tutti i segreti. Si era convinto però che la Germania sarebbe resistita. Alessia Masini prima ci ha raccontato come l'impero austro-ungarico si stava sfaldando nelle nazionalità che diventavano addirittura insubordinate per la guerra, o comunque davano cenni, non dico di diserzione, ma davano cenni di resistenza. Questo forse si doveva sapere. Sì, però lì è una questione di giorni, sì, a volte di ore. Il 2 ottobre Diaz convoca una riunione al Comando Supremo riservatissima e chiede a Tullio Marchetti, che era il capo dell'ufficio informazioni della Prima Armata, il più esperto, diciamo, agente segreto italiano, qual è la sua opinione. E la sua opinione è che l'esercito austro-ungarico è come un budino di crema, però protetto da una dura scorza di nocciole. Se noi penetriamo la dura scorza di nocciole, il budino di crema si sfalda. Sì, però prima bisognava penetrarlo, prima bisognava fare fronte a quei reparti di prima linea che infatti non cedono. Diaz parla spesso con Orlando, a volte i due discutono, a volte litigano anche, non arrivano mai veramente a un punto di rottura, ma Diaz vuole mantenere la sua autonomia. Ed è in base alla sua autonomia che continua a rimandare la data di questa offensiva fino a che non appare evidente che bisogna sbrigarsi. Le esigenze di Orlando non erano militari, erano politiche. Non bisognava farsi sorprendere con gli austro-ungarici accampati in Veneto. Attenti a queste parole di Mondini, la storia della Prima Guerra Mondiale è anche storia di tensione fra il potere politico e il potere militare. Tensioni che non cambiano, non si modificano anche quando cambiano, sia il potere politico che quello militare. Ma qui entriamo nel terzo capitolo della nostra storia, che è quello per tutti, la canzone del Piave, che si chiama, a dire il vero, la leggenda del Piave, che diventa un mito. Giugno 1918. Nei giorni della battaglia del solstizio, un giovane impiegato postale, autore di canzoni e di poesie, con lo pseudonimo di Ermete Alessandro Mario, mentre è al lavoro, scrive di getto sui moduli di servizio tre strofe. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Sono versi che si riferiscono all'inizio della guerra, il 24 maggio del 1915, e proseguono così.
viva intanto dalle amate sponde, sommesso il lieve il tripudiar dell'onde, era un presagio dolce e lusinghiero, il piave mormorò, non passa lo straniero. È l'inizio della canzone del piave. Giovanni Ermete Gaeta, questo è il suo vero nome, secondo il suo racconto, la compone in poche ore e ne invia il testo al fronte con un vagone postale. Il giorno successivo ne consegna più copie manoscritte ad un suo amico bersagliere, Enrico Demma, perché la canti ai soldati. Quelle strofe patriottiche, accompagnate da un motivo orecchiabile a tempo di marcia, diventano popolari fra le truppe e contribuiscono a tenerne alto il morale. Ma non è solo questa la ragione del suo successo. La canzone coglie l'animo dei soldati e della popolazione quando proclama a gran voce che gli italiani non sono un popolo guerriero e non sono adatti dunque ad una guerra di conquista. Gli italiani combattono strenuamente se aggrediti, come è accaduto sul Piave, che diventa il simbolo di una nuova fase della guerra, quella difensiva, lunga e logorante, per la salvezza dell'Italia. E sono determinati a vincerla. Il Piave comandò indietro da straniero. Dopo la firma dell'armistizio di Villa Giusti, Gaeta aggiunge la quarta ed ultima strofa. Indietreggiò il nemico sino a Trieste, sino a Trento. E la vittoria sciolse le ali al vento. La canzone del Piave risponde così, idealmente, alla domanda di Mameli, che nel suo inno si chiede retoricamente: dov'è la vittoria? La vittoria è sul Piave, a 150 chilometri da Caporetto. La pace non trovò né oppressi né stranieri. Bellissima la canzone del Piave, però, professore, pochi notano che nei primi 3-4 versi contiene delle clamorose castronerie, delle clamorose balle. Il Piave mormorava, e questo sarà vero che mormorava, calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. Allora, c'è un solo 24 maggio nella storia d'Italia, ed è il 24 maggio 1915. Quel giorno forse il Piave mormorava, ma nessun fante passò sul Piave, o ne passava qualcuno casualmente come sul Tevere, sull'Arno, perché i fanti stavano tutti al confine. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera. No, la frontiera c'erano già. E far contro il nemico una barriera, ma che fesseria, quale barriera? Noi attaccavamo il nemico. Quindi la canzone del Piave, sostanzialmente, nei primi 4 versi, propone agli italiani un inganno, datando la situazione del giugno 1918, retrodatandola al maggio, al 24 maggio del 1915. Qualcuno nota che è stata fatta questa manipolazione così clamorosa all'epoca, dopo, o no? Beh, è un classico caso mediatico di autoinganno consapevole. Tutti si rendono conto. Cioè, tutti lo sappiamo e facciamo finta di niente. Allora, anche per il nostro pubblico, come non detto, è un inganno che noi facciamo allegramente. Sarebbe meglio non farlo? Sarebbe meglio non farlo, ma verrebbe meno quella trovata geniale, che costituisce poi la fortuna di questa canzone, di convincere gli italiani in qualche modo che in realtà noi la guerra l'abbiamo fatta per difenderci. Va bene, professore, ma non si trucca così la storia. Cioè, come raccontare che noi la guerra la facemmo fin dal 1915 per difendersi, attaccammo noi, dichiarammo noi guerra, andammo e facemmo 11 o 12 offensive per prendere le terre irredente, e poi dobbiamo raccontare, attraverso un inno, attraverso una canzone, dobbiamo raccontare che noi abbiamo fatto una guerra difensiva. Bizzarro. È bizzarro, ma molto molto efficace. Molto, una sorta di metonimia della memoria collettiva, che è il motivo per cui i nostri luoghi sacri per eccellenza sono il Grappa e il Piave, cioè due teatri di combattimento dell'ultima parte della guerra. E sono i luoghi che sono entrati nella mitopoiesi nazionale. Perché? Perché è più facile raccontarci che la guerra noi l'abbiamo fatta per difenderci dal cattivo di turno. È ovvio che è più facile raccontarci che la guerra l'abbiamo fatta per difenderci, per cui, paragrafo chiuso, mi raccomando al pubblico di passato e presente, non andate in giro a dire
che i primi 3-4 versi di quella canzone, sennò il mito si rompe, contengono dei falsi storici. Alessia Masini. Infatti, come lei dice, la battaglia del Piave entrerà poi nella leggenda per molte generazioni successive. Il fascismo se ne appropria e la trasforma in uno dei suoi inni patriottici, no? Però compare di nuovo nel 43, gli italiani in festa alla caduta di Mussolini, del fascismo, tra l'inno di Mameli e l'inno di Garibaldi cantano anche la canzone del Piave. Quindi comunque entra nel mito al di là delle culture politiche. Sì, anche perché questi miti politici spesso hanno vie tortuose e bizzarre. È il motivo per cui il fascismo si presenta come l'erede dell'Italia di Vittorio Veneto, ma dal punto di vista della memoria popolare collettiva è la leggenda del Piave che funziona. Non esiste un inno di Vittorio Veneto e anche la canzone del Grappa, che è una canzone guerriera, vittoriosa, che celebra la gloria delle armi, ebbene ha un posto di secondo piano, certo, certo, nell'identità italiana. Pietro Saraccio. Sì, aggiungerei che oltre alle divisioni politiche supera anche questa canzone le divisioni geografiche, cioè ricordiamoci che Mario, l'autore della canzone, è di Napoli, quindi sarà anche autore di Tammuriata Nera, perciò è proprio il simbolo anche di questa unione che aveva creato questa prima guerra mondiale in Italia, ma soprattutto questa vittoria simboleggia un'unità che si era creata. Tammuriata Nera, lo ricordo ai nostri spettatori, la canzone viene composta dopo la seconda guerra mondiale per raccontare dei figli di colore nato dall'unione fra soldati di calore e donne napoletane. Comunque loro avevano incontrato sul territorio Bernardo Cianfrocca. La canzone del Piave soprattutto si iscriveva in un contesto, quello della Prima Guerra Mondiale, in cui fu dato ampio risalto alla scrittura, sia dei soldati al fronte come incentivo agli altri soldati nel combattere la guerra, ma anche successivamente, negli anni immediatamente dopo la fine della guerra, per la conservazione di questi scritti che tramandavano il culto dell'eroe e dello sforzo e del valore del soldato italiano. Bellissimo, professore. Sì, ma non dimentichiamo anche uno dei motivi della fortuna della canzone del Piave, che ad esempio segna il fatto che la leggenda del Piave la cantano tutti e gli scritti di D'Annunzio, altrettanto fortunati all'epoca, oggi non se li ricorda più nessuno, anche perché probabilmente sono tra le più brutte cose che ha scritto. La nascita di un'industria culturale popolare. La leggenda del Piave incontra sulla sua strada la nascita dell'industria discografica. Ed è per quello che entra in tutte le case, ed è per quello che assume una valenza di massa. Una delle tante eredità culturali di massa che il primo conflitto mondiale lascia all'Italia. E allora, per contribuire a questa cultura di massa, a cominciare dal Piave, professore, il solito compito consueto, 2 o 3 libri che ci raccontino meglio, approfondiscano questa storia. Il primo sicuramente l'abbiamo già citato in studio, Il Piave di Fortunato Minniti, che è un'agile e brillantissima sintesi. Edito dal Mulino, bellissimo libro. Molto bello e soprattutto ha il pregio di essere particolarmente semplice nella sua lettura. Una memoria, anzi le lettere clandestine e le memorie di un giornalista al seguito delle truppe come Rino Alessi, e le sue lettere clandestine dall'Isonzo al Piave, e poi una memoria poco conosciuta, quella di Tito Paresi. Tito Paresi fu uno dei tanti giovani ufficiali di complemento che vissero la ritirata, morì poi tragicamente negli anni 30, fu anche un personaggio pubblico. Le sue memorie erano scomparse dal mercato editoriale, sono state riscoperte e ripubblicate nel 2003. E poi lei non lo fa perché è timido, ma aggiungo io tutti i libri che il professor Mondini ha dedicato alla Prima Guerra Mondiale e che vedrete in sovrimpressione. Lo ringrazio, professore, e ringrazio anche Bernardo Cianfrocca, grazie, Pietro Sorace, Alessia Masini, e passo alle conclusioni. Marco Mondini ci ha ben spiegato l'importanza di quella canzone di E. Mario, la leggenda del Piave, talmente importante che l'8 settembre del 1943, dopo aver firmato l'armistizio con gli alleati, Vittorio Emanuele III, il re, tolse da inno degli italiani la marcia reale e volle impose proprio la leggenda del Piave, che è rimasta il nostro inno ufficiale per 3 anni, fino al 12 ottobre del 1946.
in che momento siamo? È stato fatto il referendum, l'Italia è una repubblica e adesso a decidere tocca ad Alcide De Gasperi, il quale però non vuol tenere il vecchio inno scelto da Vittorio Emanuele III e sceglie lui stesso, comunque dà un'approvazione decisiva alla scelta dell'inno di Mameli. E così la leggenda del Piave resta nel cuore degli italiani, ma scompare da inno ufficiale del nostro paese. Ligure, l'Alpi, libere le sponde, e tacque il Piave, si trattarono l'onde, sul Paggiatuolo vinti posti imperi, la pace non trovò, né oppressi né stranieri.